Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. In questo video parliamo del bonus 200 euro per i pensionati a luglio. In molti si stanno chiedendo se all'interno di un nucleo familiare dove vi siano due coniugi che percepiscono due pensioni il bonus possa essere ricevuto da entrambi. Vediamo insieme tutti i dettagli in questo breve video. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. All'interno di un nucleo familiare dove vi siano marito e moglie che percepiscono la pensione, il bonus 200 euro può essere ricevuto da entrambi. È stato spiegato nel dettaglio dal sito pmi.it, dove un utente chiede: sono un pensionato e percepisco un assegno di 29.778,72 euro, mentre mia moglie invece ha un reddito da pensione pari a 9.860,40 euro. Per avere accesso al bonus 200 euro bisogna fare il cumulo delle due pensioni oppure ognuno ne ha diritto per sé. Ricordiamo che il tetto per ricevere il bonus è di 35.000 euro annui. L'utente infatti si domanda se sommando la sua pensione da 29.000 euro a quella della moglie il bonus possa essere ricevuto da entrambi i coniugi. In realtà la risposta è molto semplice, in quanto il bonus 200 euro una tantum rileva il reddito personale, non la situazione economica familiare, sia per i lavoratori sia per i pensionati. Dunque, in questa fattispecie il bonus spetta ad entrambi i coniugi. L'unico paletto resta per l'appunto il reddito personale di 35.000 euro che non si deve superare per poter avere diritto a tale bonus. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.